Il mio paese natale Ugian ha una lunga storia. I lunghi anni e la distanza di migliaia di chilometri non hanno mai fermato la mia nostalgia. Questa frase è tratta dal libro Il mio paese natale adorato, opera dello scrittore cinese Mao Dun. Piccoli ponti, acqua che scorre e pioggia. Ecco il tipico paesaggio dello Jiangnan con un'estetica intenzionale. La barca oscilla dolcemente, tutto è bellissimo. Se vogliamo descrivere l'atmosfera dello Jiangnan, Ugian può essere considerata una rappresentazione. La strada costruita lungo l'acqua ha creato un senso di realtà e di illusione che enfatizza l'atmosfera sfuggente e misteriosa di Ugian. Le pareti bianche, un tempo immacolate, sono ora macchiate e sfocate, coperte di impronte grigie lasciate dal passare del tempo. E questa sensazione è simile al fluire dell'acqua, lungo e delicato. Questo gruppo svolazzante di calico blu è un luogo molto popolare su internet a Ugian. È famosa per la sua tradizionale tintura. Il laboratorio di tintoria utilizza le piante come coloranti per produrre il calico blu. L'applicazione della pasta antitintura composta da calce, farina di soia e acqua, spiegata da questo anziano, è un processo molto importante nella produzione del calco blu. L'applicazione della pasta antitintura deve essere densa e uniforme, al fine di garantire il disegno chiaro e regolare. L'estetica di Ugian è così apprezzata dalla gente, dimostrando la loro nostalgia per la bellezza tradizionale. Nonostante che Ugian sia una città con 1000 anni di storia, essa non è mai lontana dalla civiltà moderna. Ad esempio, il summit di Ugian della Conferenza Mondiale su Internet tenuto all'inizio del novembre e l'annuale Festival Teatrale di Ugian. Tutto ciò hanno fatto sì che questa piccola città antica non solo al passo con i tempi, ma addirittura all'avanguardia dei tempi.